sta registrando. Buongiorno a tutti. Allora, oggi vado con Alessandra. Io spero che siete la mia pancia. Tra l'altro ho appena iniziato a piovere, per cui ho dovuto mettere il cappuccio. Dovrei essere... Cioè, sarò molto sexy in questo momento. Io spero che non ci sia una gersone, perché comunque... vabbè, lo dicono tutti nei propri video. Andare in giro con la macchinetta e parlare con la macchinetta non è normale. Un cane enorme. Vabbè, insomma, oggi ho deciso di fare un videoblog perché vado con Ale all'IKEA finalmente a vedere le cose natalizie e sarà tutto ballottante e niente, sono riuscita a convincerlo contro la sua volontà ad andare e sarà un po' angosciante, quindi se vedete strani pezzi di video in cui divento rossa, però devo, come si dice, devo registrare davanti a lui, quindi non mi è mai successo, però vabbè, finché è un videoblog devo parlare di cazzate, ci posso stare e... non devo dire parolacce. E niente, ora vado a prendere l'autobus. Siamo qui a... questa è via Ripetta. No, via Ripetta, è vicino a piazza Ripetta. Però non è via Ripetta, via di Ripetta è dall'altro lato. No, Fiammetta, non Ripetta. Giorgia, conosci molto la tua città. E va bene, basta, era tutto ciò. E ci vediamo dopo, ciao! Riprendere okay. Senza dire niente. Vadi, parli lei. Dico. No, non mi riprendere con così. Scusami, sei pure tu la proprietaria del canale, mo devo parlare io che non c'entro un cazzo. Tu paro orecchi. Non devi dire parolacce, sono parla tu. Di... Oh, accidere erbolina. Allora, ciao, prof. Ma hai capito che cos'è un videoblog? Bella. Sinceramente lo voglio ignorare, cioè ho capito ma lo voglio ignorare. Sì, il videoblog ci vuole che fai dei linguaggi al rispetto. Oh yeah. Vai linguaggio anche a Giorgio, fai linguaggio anche a Giorgio. Ok, va. Macchina, ok. Allora, praticamente funziona così, ti porti la macchinetta dietro tutto il giorno. A cacchio. Arrivo. Sì, perché ti fai per la strada e tardi perché sola, fate cioè, queste sì, grandissime cazzate? Va bene, 43 secondi. Allora, sarà il soggetto. Momento. Allora, siamo arrivati. Di che siamo arrivati. Siamo arrivati? Bravo. Hai appena detto te, scusa, perché lo devo ripetere io? O così lo facciamo tutti e due. Vabbè. Andiamo a mangiare dal Mac. No, non per forza. Andiamo a mangiare dal Mac. Sei tu allora che puoi andare a mangiare. È più facile, è più semplice, ci mettiamo di meno. Non c'è più fila. Non c'è più fila, è lunedì. Vabbè, vediamo quanta gente ci sta, poi decidiamo. Ma a me va bene anche un pezzo di pizza. Non zoomarmi sui brufoli. Sui brufoli. Ma che ne dici, attraversiamo anche la strada magari? Non mi smerdare così mentre faccio video. Poi la macchinetta si sta scaricando, quindi secondo me questo vlog finirà ora. Però va bene. Vabbè, fa niente. Si risparmieranno il nostro giro da IKEA. Ma è divertentissimo, è natalizio. Le lucine. Belle, cioè lui mi smerda belle, perché voglio andare a comprare le lucine, ma le lucine sono bellissime. Lucina mettere di in che stanza. Sono bellissime. Sì, bellissime. Basta. Ora gli addobbi natalizi. Tutto molto natalizio e fa un freddo canto. Natalizio. Va bene, basta. Tutto natalizio. Di ciao. Ciao. Dai, di ciao con affetto e amore. Ciao. Allora, siamo arrivati al McDonald's e ho fatto lo zoom sulla sua salsa barbecue. Ma ti pare normale a te? Sì, che mi pare normale, perché praticamente è un ciccione, quindi ha fame, quindi mangio la salsa barbecue sin fila, le patatine, una a una, a 2000, in bocca, e mangio salsa barbecue, patatine, salsa barbecue, patatine, salsa barbecue, patatine. Non mi mangiare! Io ho preso... Cosa ho preso? Suagra croccantezza, crispy McVegan, che non è croccante, però vabbè, buono. Prendi quanto stai facendo pubblicità appunto a McDonald's, così non ci niente mica partner, eh? E poi quello lì è un Big Mac, e anche un Colbert, lui è anche un ciccione, anche per quello che si mangia, non solo nel modo in cui picca le patatine della salsa barbecue, ma anche nella quantità di cibo che assume. Taglia! Assume! Che vocaboli, se sia il Big Mac sia il... che cos'è? Un Mac Wrap. Secondo me fa abbastanza schifo. Vabbè. Io sono... Mi si vede? Vedi, dico, tu morto. Mi si vede ora? Sì. Visto che lui fa lo stronzo... Io... Oh, quello no. Lì che sta passando, no, no. Quello lì che sta passando. Oh, allora faccio un video. La mia sciarpa... Lancio pure la sciarpa che gli ho regalato per terra. Caduta. Ma è una pista di pattinaggio! No! Ma col ghiaccio! No, è una ghiacciaia! No, pizzicata. No, non mi va. Poi c'è l'acqua. Va bene, insomma, quindi faccio un video. Però si starà per spegnere una cosa. Adesso andiamo dalle Warmerland e la riacciano dentro, così vedete le cose natalizie. Addio. E lui mi ha lasciato qui sulla cosa. Se ne è accorto? Secondo me no.
Crodetti stai troppo rompendo i coglioni. Comunque. A fare video. Lucine. Lucine. Non mette a fuoco. Lucine. Ci credo, sta morendo e scarica, si è spenta già 3 volte. Cose natalizie. Si spense adesso. Questa visione eclettica delle lucine dietro di te. E se ne va. Ciao. Vabbè, fa niente, va. Abbiamo fatto la spesa. E lui è stupido, mi ha regalato una cosa. Lo volevi? Come lo chiamiamo? No, non dire nome. Strala. Ok, lo chiamiamo Strala. E ho comprato un sacco di lucine. Fai vedere le lucine, vieni qua. Le lucine? E biscotti. Non chiede niente. Le lucine 2, le lucine 3. E basta, i biscotti. Una scatola di fazzoletti. Una scatola di fazzoletti, le pile. E i cosi per fare i biscotti. Cioè, okay. Sì, i muffin, dove stanno? Stanno là già, c'erano, stanno tutti i biscotti. Ok. E il topo. E il topo. Grazie, Bu. Senti che figurati. No, non si è sentito, guarda. Ah, io volevo dare un bacio a te, chi serve. Mi smetti? Non mi riprendere! Salmone marino, qualcosa. Salmone, ah, okay, riprendi il salmone marino, dai. Va bene. Come se ti stesse con un salmone di... Si è accesa. E sta registrando. No, che quella faccia. Faccia, no. Si vede? Un po' più in basso? Sono così nana. Che cacchio. Troppa gente. Ora non mi si vedrà nulla. Siamo nella metro e sto per essere schiacciata e derubata probabilmente. Chiuditi. No. E boh. Sì. E dobbiamo tornare a casa. Siamo arrivati a casa. Dite che siamo arrivati a casa. A casa mia però. Adesso mi devo fare una traversata di mezz'ora sul 280. Vabbè, ti trovi un posto a sedere, stai là 2 ore. Esatto, tanto dormi. Esatto, vedo che hai capito più o meno il senso. Io sono stanca. Ah, lei. Allora, tipo, ignoriamo. Bella Giorgia. Inizio a parlare e ti impiappi. Allora, ignoriamo la mia faccia perché è tipo mezzanotte. Sì, mezzanotte meno 20 e devo andare a dormire. Però volevo fare l'ultima parte del videoblog che è venuto leggermente corto perché oggi ho messo la fotocamera in carica stamattina di corsa e tipo ero solo un'attacca durante tutto il giorno, per cui è un po' una cacca. È venuto poco. Allora, vi volevo far vedere velocemente il mio bottino dall'Ikea. Mi sono comprata questi e sono bellissimi. Sono i pirottini per fare i muffin, tipo tutti natalizi, guardate che belli. Questi qui sono i biscotti perché io e Alessandra avevamo fame, no? Quindi sull'autobus così, cioè fame no, però sull'autobus almeno spizzicavamo qualcosa e sono buonissimi, sono tipo di cannella, di zenzero, strabuoni. Poi mi sono comprata i fazzolettini. Ta-da! Sono, non lo so, cioè penso siano normalissimi fazzolettini, però la scatola era carina perché è tutta a pua bianchi e rossi. Poi vi faccio vedere le lucine attaccate. Allora, c'è questa qui. La devo accendere, cioè in realtà non penso rimarrà lì, l'ho messa qui solo per provarla. Guardate quanto è figa questa, dai, è bellissima. Ne volevo tipo comprare altre e metterle qui su questa parte del letto, però insomma vedo, non costavano tanto queste qui, 2,50 euro. Poi ho preso quelle lì che stanno attaccate allo specchio per ora, però probabilmente dopo le levo. Sono tipo tutti i cuori, sono stracarine. E poi ho preso anche queste qua che sono, devo ancora demontare, sono tutti fiocchini, sono bellissimi, super iper natalizi, insomma sono un sacco contenta. E quindi, ok, senza far crollare tutto, ora me ne vado bellamente a dormire dopo aver fatto mezza tavola di arte di corsa perché non riesco a finirla. E niente, io spero che il video, anche se veloce, un po' strano, storpio, vi sia comunque piaciuto. E niente, spero di riuscire a fare più velocemente, più volte questi vlog, perché sono divertenti e facili da fare. E mi dispiace se non sto facendo moltissimi video nell'ultimo periodo seri, nel senso, perché comunque ho un sacco di compiti.